Ciao ragazze, benvenute sul canale. Allora, consueto video dei prodotti terminati del periodo. Inizio subito perché ho davvero tanti prodotti da mostrarvi. Allora, inizio con un prodotto per la pulizia della casa e questa tanica da 5 litri di detersivo per il lavaggio di piatti e stoviglie. Questo è di verde vero. Io avevo preso questa tanica da 5 litri dopo aver provato il loro flacone da 1 litro. Mi ero trovata benissimo, mi continuo a trovare benissimo, infatti a casa mi è rimasta un'altra confezione da 1 litro. Io questa l'ho comprata penso più di 2 anni fa e mi ci sono trovata molto molto bene. Questa è la tanica da 5 litri con il suo rubinetto qui per aprire, per far fuoriuscire il prodotto, che io questo adesso andrò a riutilizzare, butterò via la tanica e andrò a riutilizzare quando ricomprerò una nuova tanica, perché la ricomprerò, già so che la ricomprerò, perché con questo prodotto per pulire il detergente, per pulire le piatti e stoviglie, mi sono trovata benissimo, non secca assolutamente le mani, pulisce bene, sgrassa bene, è denso, rimane sulla spugna a lungo, quindi non c'è spreco di prodotto, anche per il fatto che è molto denso, quindi non scivola via. E mi sono trovata proprio bene, bene, bene. Ogni tanto provo qualche altro prodotto, ma continuo sempre a trovarmi bene con questo prodottino qui. Quindi ho terminato questo bel bottiglione. Poi vi faccio vedere i prodotti che ho terminato io insieme ai miei, magari a mio marito, a mio padre e madre, insomma così, che mi hanno aiutato, diciamo, a terminare loro. Questo shampoo di Neo Bio, questo è per cute sensibile, questo ha un costo basso, l'ho utilizzato ogni tanto, ma principalmente l'ha terminato mio marito. Questa base di aloe e di... tutto in tedesco, quindi penso che sia argan. Comunque buono, un prodotto buono, delicato, lava bene, niente di eccezionale, però un buon prodotto a un prezzo basso, quindi se volete provarlo ve lo consiglio, insomma. Poi, allora, ha terminato mia madre questa crema di Avenida. Questa è una crema viso antietà da giorno e ci si è trovata bene. È una crema, fammi sentire l'odore. No, l'odore sinceramente sta un pochino cambiando, stava. No, beh, un po', forse leggermente, adesso col caldo. Una crema leggera per il giorno, si assorbiva subito, lei mi ha detto che ci si è trovata bene, insomma, quindi niente di che. Questa pure è una linea low cost che si trova al Penny Market, e quindi per quel che costa, mi sembra 4-5 euro, un'ottima crema, insomma. Poi ho terminato 2 saponi per lavare le mani, saponette. Allora, questo è di Thea Natura, sapone naturale cocco e oliva, all'argan e gassul. Questo è molto delicato, devo dire che ogni tanto mi ci sono lavata anche il viso, e sì, un pochino secca perché è sempre un sapone solido, quindi un pochino la tendenza a seccare ce l'ha. Comunque nel periodo estivo diciamo che l'ho apprezzato abbastanza bene, quindi buono. Poi, per lavare quasi esclusivamente le mani, questo sul viso non l'ho provato mai, questi saponi di Avril, questo è la lavanda. Allora, questi saponi sono molto buoni, hanno un costo bassissimo, mi sembra sulle 2 euro, non so neanche se ci arriva a 2 euro. E io l'ho provato in varie profumazioni, anche al lampone e all'arancia, mi sembra, fiori d'arancio. Sono molto buoni, lavano bene, un pochino seccano le mani, devo dire, però, e hanno un profumo davvero buono. L'unica cosa è che il profumo si sente molto appena aperto, poi dopo svanisce, già il giorno dopo non si sente più, però appena aperto ha un profumo buonissimo, insomma mi piacciono. Poi sono colorati, questo era lilla, viola, quindi per il bagno è bello, insomma, anche da vedersi. Poi mia madre ha terminato questa tinta naturale alla color nocciola di Cadì. Questo è un mix di erbette ayurvediche. Qui c'è sia l'indigo che l'ennem, poi c'è l'amla, biringai e nim. Questa io gliela mescolo un pochino con enna e amla, sempre di Cadì, e sono riuscita a ottenere, diciamo, un bel colore su di lei, quindi gliela rifaccio mensilmente e ci si trova bene. Poi questo bagno schiuma extra puro agli agrumi del sapone del Mugello, l'ho comprato per tenere a casa dei miei perché io
ho convertito all'Eco Bio anche loro, nel senso che gli dico di non comprare più niente e ci penso io a comprargli la roba, perché sennò loro non riuscirebbero, perché non, è troppo difficile, insomma. E questa è l'unica cosa buona, un pochino secca la pelle del corpo, però questo c'è scritto agrumi, ma io di agrumi non ci sento assolutamente niente, ci sento un odore molto fiorito, fresco e fiorito, solo questo, però niente di che, ecco. Poi un sapone liquido per le mani, questo di Ecos, da 500 ml, questo l'avevo acquistato dal sito Biolindo, buono, mi sembra che l'avevo acquistato, che avevo uno sconto, insomma, buono, deterge delicatamente le mani, della linea Ecos, quindi della Pierpaoli, e non secca eccessivamente la pelle delle mani, denso, trasparente come consistenza, buono, buono, buono. Poi ecco i prodotti che ho terminato io, quindi eccoli qua, ne ho tantissimi ragazzi, speriamo di fare presto. Allora, olio di mandorle di Alchemilla, non vi sto a dire più di tanto, è un olio di mandorle buono, io lo uso come dopo depilazione, d'estate come idratazione su pelle secca, e quindi è un olio di mandorle, ecco, buono. Poi, questo scrub corpo di Nakomi all'arancia, questo è anticellulite, mi sembra, sì, intensa azione anticellulite. Allora, l'intensa azione anticellulite non l'ho notata, non mi è piaciuto perché, a parte il profumo di agrumi che sì, è buono, però rimaneva molto aggressivo, perlomeno per il mio tipo di pelle, era un po' troppo scrabbante, dovevi assolutamente applicarlo su pelle bagnata, perché sennò si sgretolava tutto. Scusate, ma non so chi è che sta suonando, su pelle asciutta assolutamente no, perché si sgretolava tutto, rimaneva molto scomodo da prendere in doccia, perché comunque sia con la pelle bagnata, con le mani bagnate, era più quello che trovavo a terra sul piatto doccia che sulla pelle mia, insomma. E poi i granuli, secondo me, nonostante contenga, questi sono granuli di zucchero, al primo posto, rimaneva molto aggressivo, quindi dovevo anche fare un massaggio un pochino più leggero, perché sentivo che mi andava a scrabbare, quindi mi irritava leggermente, quindi questa cosa non mi è piaciuta tantissimo, nonostante sia uno scrub a base oleosa, quindi che poi dopo, una volta asciugato la pelle del corpo, voi continuavate a sentire questo effetto idratante che durava. Però per il mio tipo di pelle, che ho la pelle sensibile, sottile, delicata, un po' troppo forte, insomma. Poi ho terminato questa crema seno di Alchiminatura, Venus, crema seno, buona, di facile assorbimento, l'odore mi è piaciuto un po' di meno perché sa di finocchio, una cosa proprio esagerata, sa tantissimo di finocchio. Però una buonissima crema, fa il suo dovere. L'unica cosa è che questa crema contiene olio di mandorle dolci. Siccome io ho la pelle grassa un pochino anche sul corpo, sulla parte alta del corpo, quindi ecco sul décolleté e anche sulle spalle, diciamo che preferisco non usare creme seno che contengano olio di mandorle, perché poi mi si formano dei puntini neri sul décolleté e non mi piace, solo per questo, insomma. Questa è una particolarità. Poi ho terminato questa lozione Ricci Morbidi di Biofficina Toscana. Voi dite, ma che ci fai tu con la lozione Ricci Morbidi, perché ho i capelli lisci, e poi soprattutto, cioè, mi piacciono i capelli lisci. Questa l'avevo acquistata molto tempo fa, quando avevo i capelli un pochino più lunghi, che ogni tanto col diffusore li volevo fare un pochino mossi, però adesso l'ho continuata a utilizzare come lozione disciplinante per lo styling, è buona, diciamo, mi sono trovata bene, così come la lozione anticrespo, insomma, è buona. Poi ho terminato questo balsamo corpo detergente al miele di Biofficina Toscana, buonissimo, l'ho amato tantissimo, pensavo fosse meno schiumogeno perché è un balsamo corpo, invece fa tanta schiuma, una schiuma soffice, leggera, ha un profumo di miele e cacao, io ci sento anche molto il cacao, buonissimo, deterge la pelle del corpo in maniera delicata, soprattutto d'estate l'ho apprezzato perché uno si fa le docce magari più spesso, quindi la pelle può andare a essere un pochino più impoverita, e invece questo balsamo corpo è davvero una coccola per il corpo, lo riacquisterò sicuramente, buonissimo. Ho terminato le mie lacrime di fiori di Remedia,
Eccole qui, io queste le ho già riacquistate sul sito di Macro Librarsi e le utilizzo come collirio e come decongestionante, mi piacciono tantissimo. È composto da un mix di idrolati, idrolato di camomilla, fiordaliso, calendula, rosa e malva e mi piace tanto tanto tanto. Allora, poi terminato questa crema mani di sante, questa mi era stata omaggiata da un sito, non mi ricordo però quale sito. Questa crema per le mani al burro di karité bio è da 50 ml, mi è piaciuta tantissimo, mi è piaciuto tantissimo l'odore, mi è piaciuta tantissimo la consistenza, non si assorbiva proprio subito, però mi è piaciuta molto il tipo di crema, insomma, l'ho amata tantissimo. Allora, ho terminato la mia Konjac Sponge, che adesso è tutta rinsecchita, perché aveva cominciato a fare un pochino di muffa, aveva perso il colore, non so se si vede. Questa era la Konjac Sponge in versione mouse. Questa mi è durata tantissimo, cioè l'ho iniziata i primi di gennaio e l'ho terminata la settimana scorsa, quindi proprio talvolta le Konjac a me durano un'eternità, talvolta durano se no 3 mesi, non lo so da che dipende, io le conservo sempre allo stesso modo. Poi ho terminato questo dentifricio di Avril, questo ve l'ho fatto, rifatto vedere più e più volte, mi piace, costa poco, buono insomma, buono, consigliato. Allora, poi ho terminato un prodotto di make up, il Mineral Foundation SPF 15 di Lily Lolo e il Barley Buff, già riacquistato perché io il fondotinta minerale Lily Lolo lo amo. Poi ho terminato questo gel detergente per il viso in versione mini taglia di John Zack, mi è piaciuto tantissimo perché è davvero delicato, fa pochissima schiuma, l'ho utilizzato anche con il Clarisonic ed è buonissimo, l'ho utilizzato con la Konjac, ottimo, davvero ottimo, super delicato, chi ha la pelle sensibile e reattiva questo gel detergente per il viso è davvero davvero ottimo. Poi... Ce la faccio. Ho terminato l'idrolato di salvia bio della saponaria. Io questo... Oddio, scusate, ma non ve l'ho fatto vedere. Allora, eccolo qua. Io questo idrolato... A me questo idrolato è piaciuto tantissimo. A tante non piace l'odore di salvia, ma a me sinceramente è piaciuto tantissimo. Cioè, non ha dato assolutamente fastidio. Mi è piaciuto come effetto purificante sulla pelle, li riacquisto spesso questi delle saponarie perché sono puri, quindi contengono esclusivamente salvie officinali e davvero buoni, poi costano anche poco, quindi ottimi. Ho terminato questo addolcilabbra lime di Alchemilla. Questi addolcilabbra, questi di Alchemilla ne ho provati diversi, devo dire che li ho apprezzati di più in questo periodo dove le temperature sono un pochino più alte perché praticamente scorrono meglio sulle labbra e quindi rilasciano più prodotto e sento le labbra più idratate. D'inverno rimangono troppo duri e quindi non mi piace perché non c'è la scorrevolezza. Comunque d'estate l'ho apprezzato di più. Poi ho terminato il NIM dei Phytophilos per il viso e anche per i capelli, ogni tanto quando faccio l'impacco ce lo metto perché questo è un sebo regolatore, è un purificante, è un'erbetta davvero ottima, peccato l'odore che non è un granché, però è buono, davvero davvero ottimo. Poi ho terminato il contorno occhi Siero Rossoda Lift contorno occhi di Domusole Toscana, questo mi è durato tantissimo, l'ho iniziato a utilizzare a febbraio e l'ho finito un paio di settimane fa. Allora, a febbraio quando era ancora freddo io lo utilizzavo come siero, cioè sotto mettevo questo e poi sopra mettevo la crema contorno occhi. Invece nel periodo estivo, quando cominciavo a fare un pochino più caldo, l'ho utilizzato da solo ed era sufficiente. Mi è piaciuto tantissimo, adesso nell'ultimo periodo l'ho messo in frigorifero come quasi tutti i cosmetici e mi piaceva tantissimo il fatto di sentire questa pallina ghiacciata da passare sul contorno occhi perché andava, oltre ad far fuoriuscire il prodotto ricco di principi attivi, andava proprio a decongestionare, a sgonfiare e a migliorare, diciamo, la zona del contorno occhi, quindi per me è un ottimo prodotto. Allora, poi ho terminato questa acqua di melissa di Remedia.
Questa è un'acqua di melissa che io ho utilizzato per il viso come tonico, qui c'è scritto che si può utilizzare anche per uso interno, ma io l'ho usata esclusivamente per uso esterno. Non mi è piaciuto tanto l'odore, però come effetto, diciamo, sulla grana della pelle, come decongestionante, mi è piaciuto, insomma, mi è piaciuto. Rende omogeneo, diciamo, il colorito della pelle. Sì, diciamo che come tonico è davvero buono. Adesso avevo acquistato anche quella di salvia, sempre di Remedia, perché volevo vedere insomma come mi trovavo con questi idrolati. Allora, poi ho terminato il campioncino della crema corpo ipnosi di Alchemilla, che io adoro questa profumazione, quindi è davvero ottima. Poi ho terminato questi due prodotti che vi volevo far vedere in combo, poi ho finito veramente, ragazze. Allora, questo è l'olio snellente per la cellulite di Argital. Io mi tengo anche le scatole, eccolo qua. Ok. E la crema rassodante tonificante Floré, sempre di Argital. Allora, io inizialmente quando ho provato, eccola aperta, eccola qui. Allora, inizialmente quando ho provato quest'olio snellente per la cellulite, l'odore è davvero forte. Infatti questo contiene, mi sembra, capsico, zenzero, scusate, voglio un attimino leggere. Ho gli essenziali di arancio e rosmarino, ma io qui ci sento molto. Allora, la salvia, il timo, contiene diversi estratti, insomma. L'olio di mandorli, ok, origano, capsico e zenzero, sì. È molto forte, molto balsamico, quindi l'odore un attimo all'inizio non mi è piaciuto, proprio invece a forza di utilizzarlo ci ho fatto il naso, diciamo, e anzi mi stava piacendo tantissimo. Ha un leggero effetto iperemizzante, però devo dire che non mi ha dato fastidio. Considerate che io ho la pelle del corpo sensibile, sottile e ho diversi capillari, quindi non mi ha dato fastidio. Per dirlo io che non mi ha dato fastidio, quindi potete stare tranquille. Ha un leggero effetto riscaldante, non iperemizzante, perché sentivo alcune parti, diciamo, del corpo che erano riscaldate, ma era una cosa proprio leggera, non è che durava tantissimo questo effetto, insomma. L'unica cosa che nello stesso periodo che utilizzavo quest'olio utilizzavo anche questa crema che era rassodante. Utilizzando da sola questa crema non mi è piaciuta perché rimane molto pastosa e quindi facevo fatica a farla, a stenderla, faceva molta scia bianca e non mi piaceva. Invece ho sentito su un video di Giulia Kina Yoshimoto, che lei utilizzava in combo questa crema con un olio, cioè prima utilizzava l'olio per il corpo, poi questa crema, e io ho fatto la stessa cosa e devo dire che effettivamente ho risolto. Prima utilizzavo quest'olio, lo andavo a mettere su pelle bagnata appena uscita dalla doccia, dopodiché andavo ad applicare un pochino di questa crema e continuavo a fare il massaggio. Devo dire che come trattamento è davvero ottimo, perché una è snellente, un'altra è rassodante, tutte e due sono dell'Argital, quindi va bene, ho fatto anche una combo a livello della stessa marca. E devo dire che in questo modo ho apprezzato di più sia l'olio e sia la crema, e devo dire che è un buon trattamento. Ho visto, non dico proprio risultati, però ho notato la pelle molto più compatta, una riduzione leggermente della cellulite. Ovviamente io ci abbinavo un bel massaggio, quindi andavo proprio a massaggiare bene la zona. E buono, buoni prodotti, diciamo, insieme li ho davvero, davvero promossi. Bene, ragazzi, ho terminato. È durato tantissimo questo video, scusate, ma avevo davvero tanti prodotti da mostrarvi. Ditemi voi se conoscete questi prodotti, come vi siete trovate e ci sentiamo nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte!